da catalano, ricomincia la sua formazione professionale con proprio la scuola di linguistica nel 2009, focalizzandosi su materie quali linguaggio del corpo, gestione emozionale, comunicazione efficace, public speaking e life coaching. In seguito svolge i suoi studi verso l'orizzonte della psicosomatica e della crescita spirituale, intesa come evoluzione interiore dell'essere. Approfondito con studi esoterici nella visione della trasformazione autentica e del patrimonio decide di ampliare la sfera della sua attività di counselor raggiungendo elementi che da anni ha accompagnato nella sua vita, quindi la classe, la psicometria, diventando così libera e portatrice in ambito esoterico e sviluppato in particolare metodo di eliminazione che uso del tarocco come strumento di lettura del campo morfo genetico. Grazie. Innanzitutto grazie per essere rimasti qui ad ascoltare una persona che comunque è ancora sconosciuta, perché come dicevo prima, i ragazzi, i headhunters, generalmente si partecipa ai convegni quando ci sono personaggi noti che restano sempre anonimi, per esempio, grazie, dove vuoi tu. È anche una bella responsabilità parlare dopo di loro, perché comunque hanno creato effettivamente grandi emozioni. Dunque, io non preparo mai gli interventi perché sento sempre una sorta di energia più spontanea dall'interazione che sento con il pubblico. Ovviamente la mia conferenza ha un titolo. Il titolo che voi avete letto, Initium, iniziando, iniziato, vi avrà dato delle idee o comunque dei suggerimenti. Se qualcuno mi vuole dire che cosa pensa che sia la mia conferenza, anche senza aver letto qualche riga, io ne sarei felice, così partiamo da questa cosa qua. Io faccio sempre una cosa un po' interattiva, eh. Vabbè, allora, prego. Se ho capito la domanda, nel senso che potrebbe, anche se in questo momento farmi venire in mente gli iniziati, quelli aderenti, però poi a me ha fatto pensare all'inizio di qualcosa di nuovo che magari avevo già visto. Certo, assolutamente. Infatti molte persone confondono, anche in maniera corretta, perché poi l'etimologia è importante, la parola iniziato con qualcuno che ha effettivamente a che fare con fraternite, segrete, segretate, questo è questo. Ora io mi sono portata la locandina perché prima la Flavia o Cristina che hanno creato questa bella locandina forse sapevano che io sono molto prolista e andiamo a leggere che cosa c'è scritto. Mi ha riassunto la mia conferenza. La vita è piena di misteri e cose che non sappiamo spiegare. L'inizio. Ma questo non deve spaventarci, iniziando, anzi deve spingerci ad essere più curiosi e più aperti alle nuove esperienze e sfide. Iniziando. Quindi, adesso basterebbero queste poche righe per creare i nuovi ragionamenti. Piccola parentesi, ho detto farò giustamente una presentazione di fisica quantistica e poi abbiamo avuto Francesca che ci ha dato tante nozioni, ho detto allora magari bypasso. Proverò con la metapsichica e la metamedicina e c'è stata giustamente Daniela che ci ha la parte della metafonia abbiamo avuto Ghostunters, quindi adesso io vi parlerò di qualcosa che ha a che fare prettamente col mio lavoro e che credo che sia comunque di appannaggio di coloro che hanno comunque una professione improntata sulla parapsicologia. Innanzitutto quello che la gente che mi conosce sa è che io ho un po' una mania, una fissa per l'etimologia delle parole. Quindi noi siamo in un convegno oggi di parapsicologia, quindi io scrivo, e Slavi prima e anche Francesca ci hanno spiegato allora, parapsicologia. Questa radice qua ci fa fare anche un gioco un po' scherzoso, perché io adesso vi porto un esempio che mi è venuto prima ascoltando. Se noi ci facciamo male, maloccatamente, e arriva l'ambulanza e sull'ambulanza ci sono i paramedici, ci fidiamo del paramedico, si è rotto il braccio, è slogato, andiamo, ci affidiamo ovviamente. Se ci facciamo male, come ci raccontava anche prima la signora Daniela, andiamo dal parapsicologo,
e ci dice ma poi male tieni perché sei costantemente in conflitto tra l'extra e tra i due fuochi nella tua famiglia. Lo mandiamo sull'ambulanza col proprio paramedico, no? Non è così. Allora, questa radice qua vuol dire etimologicamente vicino alla psicologia. Un'altra parola che noi usiamo spesso nell'ambiente è paranormale. Pensate una cosa, vi faccio notare una cosa. Paranormale, cosa succede? Se para vuol dire vicino al normale, possiamo fare una riflessione che è utile a tutti, ovviamente, non solo a coloro che hanno le mani in basso in questo paranormale. Una cosa che è vicina al normale, cosa ci fa pensare? Che non è un qualcosa che è nell'ambito dell'oltre, un qualcosa che ha a che fare prettamente con il mistero. Noi siamo abituati a utilizzare la percezione paranormale, misterioso. In realtà la mia conferenza verte proprio su questa cosa qua, tutte quelle facoltà che noi possiamo etichettare in qualche modo come medianiche, come psichiche, come extrasensoriali, effettivamente sono appannaggio dell'essere umano in qualità di essere umano, dico sempre io, non di macchina biologica. Se sono vicine al normale, questo vuol dire che sono comunque in dotazione a noi tutti, solo che spesso, come vi sarà capitato di sentire, di provare anche, sono capacità latenti, dormienti o soprattutto attrofizzate. Io avevo sentito proprio una frase della signora Manuela Compass, che uso spesso citando la fonte, quando in una conferenza disse, relativamente al suo libro, siamo tutti sensitivi, ecco, siamo tutti sensitivi, lei dice una cosa che mi trova molto d'accordo. Se voi pensate, noi possiamo imparare a suonare il pianoforte, e possiamo imparare tutti, però non tutti potremmo diventare come Mozart. E questa cosa cosa vuol dire? Portiamo nella nostra sfera del normale tutte quelle cose che in qualche modo appartengono ad una sfera più ampia. Ora io cerco di non improntare la mia conferenza troppo sul tecnicismo esoterico, però vi voglio fare una cosa, un piccolo spiegino che sia utile. Perché un'altra cosa che a me piace sempre ricordare è che noi partecipiamo ai convegni come relatori, come pubblico, quindi ci doniamo del tempo ovviamente. La cosa importante che io ricordo sempre in ogni conferenza è uscire da quella porta comunque un po' arricchiti. Ci sarà sicuramente un cambiamento che noi portiamo dentro e che purtroppo tra un'ora, due o domani mattina andrà a sfumare e saremo esattamente le stesse persone che sono entrate qui e quindi non avrà avuto tutta questa utilità. Questi convegni hanno già il vantaggio di arricchire anche in maniera inconscia, perché ci sono delle parole che noi intanto utilizziamo non a livello subliminale, ma che comunque fanno scattare una piccola, non direi curiosità, ma quasi ricordo ancestrale di quello che da piccolini sapevamo fare, come dicevamo giustamente questa mattina. Guardate, noi generalmente sentiamo parlare di noto e di ignoto, e poi qualcos'altro che spiego dopo. Tutte le nostre conoscenze, la nostra vita sociale, la nostra vita che è relativa alle nostre attività, sarebbero da predisporre in questa sfera del noto. Il noto è quello che noi conosciamo, sia in ambito di parapsicologia, ma sia in ambito di vita. Che cosa c'è in questa sfera dell'ignoto? C'è quello che noi non conosciamo per esperienza diretta, ma per sentito dire dalle persone che magari si occupano di parapsicologia, di paranormale, o persone da cui spesso noi cerchiamo di apprendere qualcosa da portare poi nel nostro cammino. E qui sta un po' la pregazione del mio partito. Questa sfera qui che io disegno la vedremo dopo perché si entra in un discorso prettamente esoterico. Se volessi portarmi il mio piccolo contributo, potrei fermarmi qui relativamente alla mia conferenza. Perché? Generalmente noi tendiamo a fare nostro questo punto centrale che per chi ha studiato la PNL avrà sentito sicuramente parlare di una cosa che si chiama zona di comfort, e questa cosa la possiamo portare anche alla parapsicologia. Vediamo perché. La zona di comfort è praticamente quella parte dove noi poniamo mentalmente tutte le cose che facciamo abitudinariamente, quindi il nostro lavoro, i nostri percorsi per andare al lavoro, la nostra famiglia, le nostre attività, i nostri hobby, le nostre lamentele, le nostre paure. Al di fuori ovviamente mettiamo metabolicamente di meno, sono tutte quelle cose che noi non conosciamo, ma che una volta apprese con un certo tipo di percorso diventeranno
noti che andranno ad ampliare la nostra sfera del mondo. Quindi, cosa voglio dire? Adesso noi abbiamo sentito già tanti relatori, anche io comprendo molto. Se io riesco a non lasciare diluire queste nozioni apprese, queste, anche questi grandi insegnamenti, e come vi dicevo prima, portare a casa e mettere nella mia sfera dell'esperienza, quindi portare nella mia esperienza anche quello che può essere stata una frase di una persona, un'emozione derivata da quello che prima abbiamo sentito, allora la persona che io incarno sarà un'altra persona. E quando dico sarà un'altra persona, qui c'è anche un altro grande insegnamento esoterico, perché noi pensiamo, quando pensiamo all'anima, la mia anima vuole, devo scoprire qual è la missione della mia anima, generalmente tendiamo a pensare che l'anima comunque sia qualcosa di statico, ma in realtà, io non so se voi ci avete mai pensato, la prerogativa dell'anima sta proprio nell'essere continuamente in movimento. Quindi, per tornare al titolo della mia conferenza, scherzi a parte, l'inizium è sempre quella situazione che a volte, come ha detto prima Francesca, io mi sono anche abbastanza ritrovata nelle sue parole, l'inizium può essere derivato da una situazione di disagio, perché purtroppo, barra per fortuna, l'input deve avvenire in una maniera spesso traumatica o comunque di disagio. Perché? Se voi ci fate caso, tutti noi che siamo in questa sala, ora io non conosco le vostre storie, siamo esseri umani, più o meno abbiamo avuto tutti dei problemi, dei disagi, come tutti quelli che conosciamo che non sono qui. Però se noi non avessimo avuto una riflessione un po' più profonda e approfondita su quello che il disagio che sentivamo era, noi non saremmo qui ad ascoltare queste cose oggi. Perché ci basterebbe rimanere in questa sfera qui. Io non voglio dire che chi sta in questa sfera qui sia peggiore di noi o comunque, semplicemente sono persone che, come direbbe Sivaldi, che io ammiro tanto, si accontentano. Perché questa è la zona delle persone che sono contente, quindi contenute. Ora, nella vita di tutti i giorni, noi tendiamo ad ampliare questa sfera qui per ampliare la nostra consapevolezza, tutto ciò che è il nostro percorso. Siccome oggi noi però siamo ad un convegno un po' particolare, cosa posso mettere io al posto di queste abitudini, di queste nozioni che sono relative alla vita di tutti i giorni? Posso mettere quelle capacità che abbiamo ascoltato, che abbiamo letto sui libri dei nostri colleghi, delle persone che giustamente siamo venute a sentire. Quando noi parliamo di medianità, di sensitività, ovviamente ascoltiamo dei diversi punti di vista, quindi abbiamo magari dei punti di vista di slavi che potrebbero essere come quelli di Manuela o diversi elementi, magari mi approccio. Però che cosa succede? Queste cose qui che devono essere per noi un input vanno poi intraprese in questo viaggio di consapevolezza che l'anima è in movimento, in un percorso dal mio punto di vista profondamente individuale. Ora, i gruppi di studio è giusto che ci siano, perché dobbiamo avere il materiale, non possiamo svegliarci una mattina e fare diciamo tutto da noi. Però a volte sapete che cosa succede? Che quando entriamo in un approccio spirituale, quindi anche elevato, tendiamo, se siamo ancora poco equilibrati, come purtroppo spesso la maggior parte di noi è, tendiamo a confondere la nostra identità, che comunque è ancora abbastanza labile, con l'identità del gruppo. Quindi invece che ampliare la nostra consapevolezza, il nostro desiderio di conoscere, ci conformiamo a persone o gruppi che comunque vediamo o etichettiamo come più elevati, come più equilibrati, e sicuramente lo sono, però noi non intraprendiamo il cammino che va effettivamente calcato di questo imbrio con i nostri piedi. L'inizio non sempre è un evento traumatico, comunque un disagio, potrebbe anche essere qualcosa derivato da una situazione, io dico molto fortunata, come per esempio Aries, il figlio di Slavi, cresce in un ambiente in cui sente parlare di alcune cose particolari, quindi lui le ha già nella sua sfera del noto, è già in qualche modo avvantaggiato. Si creerà il suo percorso, però il suo inizio, come vedete, è derivato da una situazione di famiglia, quindi ovviamente non c'è sempre il trauma, l'incidente o cose comunque negative. Che differenza c'è tra l'iniziando e l'iniziato? Allora, generalmente si confonde la parola iniziato, che
per assonanza potremmo dire, se pensate, un laureato è una persona che è arrivata alla meta, una persona che è arrivata alla meta della sua laurea. Ma l'iniziato in realtà è iniziando che ha capito che la ricerca è la meta, quindi non si può un punto di arrivo. Che poi sia una ricerca nel campo del paranormale, della parapsicologia o di un qualunque vostro percorso di vita, può comporta. L'importante è capire che da quello che sappiamo noi, comunque che ci è stato anche trasferito da dimensioni che io definisco più alte, l'anima, che comunque sembra in movimento, è anche definita una matrice di punti di luce. Allora, potremmo dire che questi punti di luce potrebbero anche essere tutte le nostre incarnazioni, tutte le nostre vite parallele che noi abbiamo. Questo poco importa. Cosa succede? Che se noi cerchiamo di uniformare il nostro pensiero a quello che effettivamente è un continuo fluire, noi non perderemo energia, perché voi sapete che la maggior parte delle persone ha energia psichica, oltre che fisica, proprio con la staticità fisica, ma soprattutto di pensiero, di intelletto. Questa cosa potrebbe sembrare un po' banale, però voi sapete che abbiamo sentito prima Francesca che ci parlava delle sinapsi, di tutti questi collegamenti, no? C'è un universo dentro il nostro cervello. In questo universo ci sono delle capacità che ci appartengono. Io vi faccio un piccolo esempio che mi piace sempre portare. Voi avete mai sentito parlare di psicomagia? Ecco, io vi do il mio punto di vista. La psicomagia è proprio una prova di quanto la nostra mente sia potente. Perché? Esempio banalissimo, tutti poi io sapete che vivo in montagna, nel bosco, però detto e ridetto. Tutti pensano, comunque c'è questa convinzione, che se noi andiamo in mezzo alla natura e abbracciamo un albero, tocchiamo un albero, quest'albero abbia il potere di toglierci lo stress, la negatività, no? Ed effettivamente avviene. Però sapete che cosa succede? Perché succede questa cosa qua? E qua un altro punto da aggiungere. Questa cosa succede perché la nostra mente, il psicomagia, la nostra mente, la psiche, effettua una magia, un qualcosa di paranormale. Noi siamo stati abituati a pensare che di dover sempre delegare delle cose esterne, situazioni esterne, personaggi o quindi esterne a noi, ad eventi che per noi potrebbero essere nominati miracolosi in qualche modo. Cosa fa la mia mente quando abbraccio l'albero? È la mia mente che, convinta con quel gesto di togliere la negatività, lo stress accumulato, effettua questa operazione, ma delega all'albero in qualità di, chiamiamolo, testimone, questo evento. Questa cosa succede, è una cosa comunque che è positiva, per carità, perché purtroppo noi siamo anche, purtroppo per fortuna, però mi sono purtroppo, siamo molto comuni, quindi abbiamo sempre bisogno di sentirci dire, soprattutto noi in questo ambiente, che il sogno premonitore, l'intuizione e quant'altro ci arrivano sempre dalle guide o dalle dimensioni alte. La maggior parte delle volte può essere così, però io lavorando conosco persone alle quali dico, guarda che sei tu con la tua emanazione superiore, che guardate bene alla parola emanazione superiore, che hai effettuato questa cosa, questa premonizione. Le persone non sono molto d'accordo, perché è come se si sentissero in dovere di autosminuirsi, di farsi gli autosabotaggi. È un po' lo stesso discorso che si fa quando sentite parlare di effetto placebo. Ah, ma quella cosa lì è solo effetto placebo, ma c'è un diverso. Come fa la mente a sviluppare tutto questo chiamiamo miracolo, che poi in realtà è paranormale, è vicino alla normalità. Ora, persone che sentono fare questo discorso, cosa dovrebbero fare? Una volta che tornano a casa, magari hanno preso degli spunti da queste conferenze, del telefono, provare a mettersi in gioco anche per esempio con gli esercizi che spesso Flavio proposto nei libri, e pensare per un attimo di essere in grado di produrre questi esercizi. Poi succede una cosa molto particolare con l'esercizio, ed è la cosa che successe a me. All'inizio c'è il dubbio, c'è un po' di dubbio, non so se riuscirò per esempio a fare un'abbinazione con i tarocchi, oppure con quant'altro a mia disposizione. Man mano che si prova, in questo tentare di costruire, si acquisisce sicurezza, e la sicurezza quando viene, quando tu devi produrre effetti. Perché la prima volta non succede niente, la seconda qualcosa,
La terza volta parte una grande emozione, questa volta anche deleteria, perché so fare tutto l'emozione, no, del paranormale che entra nella sfera del noto, però quando tu abbandoni, ti stacchi da questa sensazione anche a volte di, quando sei più ragazzini, di onnipotenza, perché sei riuscito, no, a entrare in questa sfera qua che adesso vi descriverò, tu acquisisci una tale sicurezza che porta quello che fino a prima era nel paranormale nella tua normalità. E vi garantisco che quando portate queste capacità psichiche, esercitandole ovviamente, nella vostra sfera del noto, sarà poi normale e non sbaglierete più. O comunque per tutto ciò che riguarda la vostra vita, io non vi guardate a portare grandi verità in giro, comunque, però la comunicazione con il nostro sé superiore è qualcosa che non deve essere lasciata sempre a terzi. Perché se io vi dico per esperienza che se volete chiamate le guide perché ci sono, ma provate per una volta a pensare che siete voi in una dimensione più alta, è anche una bella sensazione. Questa sfera qui, abbiamo detto, qui c'è il noto, qui l'ignoto, e qui c'è una sfera che si chiama, o meglio, si è denominata, inconoscibile. Allora, che cos'è questa sfera dell'inconoscibile? Se qui abbiamo tutte le cose che noi conosciamo, qui abbiamo tutte le cose che conosciamo per sentito dire, non per esperienza diretta, questa è una sfera molto alta, è la sfera del contatto con l'anima. E sapete perché si chiama inconoscibile? Perché tutto ciò che è in questa zona qui, metaforicamente, è quella cosa che si può apprendere dalle sfere alte, ma che non possiamo spiegare ad altre persone. E spesso viene con una realizzazione di esseri superiori. Che poi sia l'essere superiore, che sia la parte più alta della nostra emanazione, poco importa. Quando si arriva, ovviamente, dopo magari un lungo percorso, a usufruire di questa sfera qua, ci si rende conto che molte delle nostre conoscenze ci arrivano, ci sono in qualche modo regalate, vengono fruibili, perché noi abbiamo i canali verso tutto quello che è comunque la conoscenza e la consapevolezza. Per fare un piccolo studio, tutto questo disegno un pochino incomprensibile deve semplicemente spronarci a portare ogni giorno, cioè proprio bisognerebbe avere questa abitudine, un segno meno, farlo diventare un segno più, qualcosa di ignoto, farlo diventare una prerogativa di ciò che lo conosco. Tutto quello che a noi crea disagio, come diceva Francesca, anche depressione, no? Facciamo questo disegno qua, cosa c'è questa depressione? Perché lei dice, va bene, la creatività non incanalata o comunque non fatta fluire e quindi neanche fatta fluire crea degli avvallamenti fisici che poi vanno a in qualche modo contenere sofferenza. Per contenere sofferenza io intendo proprio che diventano contenitori, che quindi attraggono, come diceva giustamente lei, delle situazioni che per noi sono delle serie. Questa cosa sapete perché avviene? Adesso io esco un attimo dal discorso del paranormale, perché noi siamo costantemente dietro delle etichette, no? La mamma di Francesco, il fratello di Paolo, l'ingegnere, la maestra e quant'altro. Purtroppo noi, quei nomi che ci mettiamo in controllo, sappiamo bene, l'avrete sentito pure, e a me succede tutto così, creiamo una sorta di recinto in cui cosa succede? Quando io mi identifico con il mio nome, con il mio ruolo, con l'immagine che devo dare agli altri, io non avrò quasi mai accesso, non dico a questa sfera qui, ma neanche a questa zona qui. E quindi che cosa succederà? Che la mia anima diventerà in qualche modo sofferente perché si sente statica. E ora io vi dirò una cosa che a volte crea un po' di scompiglio. Questo è il mio punto di vista. Noi pensiamo sempre che l'anima sia, diciamo, un'emanazione buona, protettiva, ma l'anima vuole fluire. E quindi state sicuri che se noi la imprigioniamo, perché stiamo sempre dentro questa sfera, dentro questa etichetta, l'anima ci mette poco a cambiare il contenitore. È una cosa forte che dico, però arrivano le malattie, arrivano i disagi, arrivano tutte quelle sofferenze che poi noi, appunto, come diceva Daniela, cerchiamo di tamponare in un modo o nell'altro, ma in realtà dovremmo comunque ascoltare, prendere consapevolezza e prendere la cosa. Quindi cosa succede?
dare macerità a questi messaggi, però se noi non stiamo all'ascolto, se noi usciamo di qua esattamente come siamo entrati, quindi tutti quanti, me compresa, con le nostre piccole frustrazioni, con i nostri dubbi, i nostri disagi, cioè io veramente vi invito a mordere la vita con le sue conoscenze, perché comunque il tempo passa, e io non voglio essere fatalista, comunque il tempo passa, più schierati per noi questa scarticità di pensiero, di mentalità e di quant'altro, e più le cose si cristallizzano. E quando si cristallizzano, per noi sarà molto difficile uscire da questa impalcatura. Questa impalcatura è anche, ovviamente, purtroppo formata dalle cosiddette sovrastrutture. E qui tocchiamo un altro punto un pochino particolare. Perché? Chi è che ci crea le sovrastrutture? In primis no, però non facciamo sempre una punta. Diciamo che noi nasciamo e cresciamo all'interno di una famiglia. E quando io vi dico per le persone che mi conoscono, mi avranno sempre sentito dire che relativamente all'etimologia è importante, perché se conoscessimo tutte le parole che usiamo saremmo già in questa sfera qua. La famiglia, purtroppo, anche nei sensi di buoni, deriva da famina. E famina è tutto quello che vuol dire cerchia, schiavo. Non è tutto questo, però serve per fare questo tipo di stagione. Se io vivo e con tutto questo, è stato come schiavitù, nel senso imbrigliato in sovrastrutture. Cosa succede? Che diventerò tutto schiavo prima della famiglia, poi della società, perché noi sappiamo c'è famiglia, poi ovviamente i colleghi, gli amici e la società. Queste sovrastrutture aggiunte alla nostra cristallizzazione, alla nostra scarticità, fanno molto male a quella che chiamiamo anima e che comunque non conosciamo ancora, se non possiamo neanche etichettare. Sappiamo però che esiste un discorso che una persona a me molto cara, una personalità a me molto cara, che si chiama Irma, si chiamava il Diamond, non so se avete sentito parlare del Diamond, si dice che questo Diamond, facciamo finta che sia una sorta di... Non è giusto dire anche questo, più che altro il demone custode, non nel senso negativo. Il demone cosa fa? Ha il compito di spingerci a rapportare sempre quel metaforico patto che noi abbiamo fatto con noi stessi, con lui, quando ci siamo incarnati. E spesso come lo fa? Non lo fa in una maniera sempre positiva. Vi faccio un esempio personale. Io per tantissimi anni ho avuto grande problema con il sistema, però sono qua a parlare di contigo. Perché Dario diceva, tu non devi parlare delle cose normali, tu devi parlare delle cose più alte. Così come Ilman aveva difficoltà a scrivere tra le righe e si sentiva proprio in qualche modo quasi come se avesse un handicap, lui non doveva scrivere delle cose normali, lui sarebbe fatto scrivere le cose che dovrebbero fare. Ora fate bene attenzione a quelle cose che voi avete difficoltà a portare in questa posizione, perché ci sono solo soluzioni. O sono cose da cui dovete allontanarvi perché sono appannaggio della famiglia, quindi della cerchia di schiavi che vi crea le sovrastrutture, oppure un messaggio del Daimon che vi dice attenzione a quello che non riesci a fare, perché è proprio lì che devi andare a parlare. Così come storie di persone con cui ho parlato anche in questi giorni, che sono arrivate a fare della loro paura o trauma, diciamo così, quello che è poi il fulcro della loro professione. E quindi bisogna anche saper ascoltare tutto ciò che ci manda il messaggio, non solo nel corpo, quindi con le malattie, ma anche con tutto quello da cui rifugiamo. Perché soprattutto se è una cosa relativa a un imprinting familiare, sarà difficile scardinarlo col passare degli anni, però è nostro potere. Se è qualcosa relativo all'anima, bisogna fare attenzione, perché il messaggio diretto è tu stai andando in un posto che ti è stato in qualche modo non semplicemente indicato, ma imposto. Qual è la tua direzione? Ora io vi prego di fare qualunque movimento, spiegatevi le mani, perché le mie parole, per non rimanere così etere, devono essere abbinate a qualcosa di fisico. Quindi se io vi dico, ascoltate le orecchie, si fa questa cosa qua, deglutite. Perché in questo modo, in maniera anche non troppo subliminale, ma in maniera
finita, quello che io sto dicendo, se deve toccare qualcuno di voi, che per fortuna sente che c'è ancora uno spiraglio, che ce l'abbiamo tutti, perché se siamo qua siamo tutte persone che credono in un oltre. In un oltre che è relativo alla nostra vita, non per forza nella vita. Un'altra cosa, io ho dato che devo credere, che ovviamente, anche qui possiamo donare un'accezione ovviamente positiva, però è un pochettino vincolante questo verbo, sapete perché? Soprattutto in noi che facciamo le ricerche, che in qualche modo ci approcciamo in maniera anche un pochettino più scettica ad alcune cose, come molti filosofi dicevano, credere equivale a smettere di desiderare di capire. Quindi è tutto benissimo quello che noi ricerchiamo qui, quello che noi cerchiamo quando compriamo libri che parlano di spiritualità, quando cerchiamo di diventare persone migliori senza capire che se io mi prospetto di diventare una persona migliore mi sto mandando un messaggio inconscio che non vado bene così come sono. Quindi smettiamo magari c'è un momento di credere e iniziamo a cercare di capire. Possiamo fare solo una cosa, un basso che poi porterà a tutto quello che è lo studio del paranormale, della psicologia, delle cose dimensioni alte. L'unica cosa che possiamo fare è stare a conoscere noi stessi, che è la cosa più difficile, perché comunque sia non si arriva facilmente alla conoscenza di quello che, prima di tutto di quello che vogliamo e poi di quello che siamo. Perché io dicevo l'altra volta in un video che noi spesso siamo abituati a scambiare quello che pensiamo di volere con quello che in realtà è semplicemente quello che rimane dopo aver scartato tutto quello che pensiamo di non volere. Quindi è costantemente un fuggire da ciò che ci crea dolore e rincorrere un bandomatico piacere. Questo è un bandomatico, quindi siccome noi siamo, chiamiamoci qualcosa di più che macchine biologiche, dobbiamo capire che al di là di faccio un piccolo schemino, questa è la nostra parte istintuale e istintiva, no? Cibo, sesso e territorio. Al di là di questo, che ci tiene ancorati nel basso, che è comunque una cosa positiva per la nostra evoluzione, perché siamo venuti a usufruire i nostri sensi fisici, delle nostre esperienze terrene. Però questa è la parte animale di noi. Io con cibo intendo anche quello che noi pensiamo di dover per forza avere nella nostra sfera del mondo, tutto ciò che è materiale, che esistono bene, però tutto questo, cibo stesso e territorio, questo segno qua, questo triangolo, si va perfettamente ad inserire qui perché ci è stato mostrato che noi siamo la risultanza di questa cosa qui. Sempre una persona che vede questo disegno, che è sempre un pochino difficile da capire, sapete cosa succede? Non mi ha sentito, non ha sentito l'inizio di questa conferenza, però questo disegno, fatto in maniera chiara, io creerà qualche cosa dentro la sua parte inconscia, che inizierà a manifestarsi come una sorta di disagio in questa zona qua. Non saprà perché la persona, guardando questo stimolo, ma sentirà appunto qualcosina che lo spingerà ad opzione o ad allontanarsi senza sapere perché si sente a disagio, oppure a dire è giunto il momento di venire su, non so perché, ma sono arrivato all'effetto così per dire attento la pressione, non posso più mettere cose che non mi appartengono perché sono affannato di desiderio altrui. Tutto questo è un discorso che io faccio sempre quando le persone vengono da me, perché si aspettano spesso che io cominci a parlare appunto dell'entità, che è giustissimo, dei poteri paranormali, però ragazzi bisogna partire dal cercare l'equilibrio, perché come dico sempre tutto è speculare, se io sono equilibrata e ci vorrà un certo percorso, un certo tempo per arrivare a questo equilibrio, allora poi potrò improntare la mia ricerca sulle sfere alte. Ma se io qui sono frammentata e nessuno mi impedisce di andare a ricercare qualcosa di più ignoto, imparerò sempre, comunque spesso e volentieri, in quello che in parapsicologia, in esoterismo, anche si chiama basso astrale. E quindi in tutte quelle entità, anche denominate spesso larve e spiriti bassi, che potrebbero anche spacciarsi per definiti parenti, ma in realtà
verranno a nutrirsi della nostra energia perché la nostra vibrazione è appunto frammentata. Ora, nessuno di noi è sempre centrato, neanche le persone che fanno continuamente meditazione e quant'altro. Alla centratura si arriva quando noi iniziamo da poter respirare. E purtroppo succede una cosa, nella maggior parte dei casi, ogni volta che voi andate ad aprire uno spiraglio qui, perdete qualche amicizia, qualche rapporto, spesso il partner magari si allontana, spesso lo sentiamo non più adatto a noi. Se noi guardiamo questa cosa qui, come siamo abituati a fare, diciamo io ma adesso guardando, ma mi sento diverso, non mi basta più queste cose qua. Perché non abbiamo il coraggio di dirci che siamo infelici, spesso e volentieri. Francesca ha iniziato la sua conferenza, ci ha fatto iniziare la nostra giornata con quello che sarebbe stato il punto di arrivo della mia conferenza, cioè con il coraggio di ammettere che sono depressa. Allora, io dico a Francesca, ma so anche a tutti voi, tutto quello che noi, di noi, etichettiamo come negativo, quindi come i difetti, sono depressa, sono troppo gelosa, sono ossessiva, sono una persona manipolatrice, sono tutte difette. Io vi dirò anche una cosa, quando si intraprende una ricerca personale non bisogna mai partire da punti che noi pensiamo essere i nostri pregi, perché non sono autentici al 100%. Invece al contrario, se noi riusciamo a partire da quel dire in maniera alternata, mettiamo come difetti, noi abbiamo la tranquillità di sapere che comunque partiamo da una base vera. E da lì si dice cominciamo a costruire quello che spesso si può denominare come il tempio interiore. Anche questo verbo costruire, in realtà, quando si attraversa questa sfera qui, il costruire è relativo non a il mettere materiale, il mettere coscienza, mettere ideologie, emozioni, dogmatismi, bensì l'operazione è inversa, vado a togliere, a smaltire, perché la struttura della nostra struttura interiore è già presente qui, solo che giustamente dobbiamo togliere le sue strutture. Non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, però vi garantisco che apertura per apertura, perdita per perdita, qualcosa di poi verrà fuori. E parallelamente, se questo percorso viene fatto in maniera sincera, perché tanto non dovete dimostrare a nessuno, ma solo voi stessi, che sarebbe, si dice, in cammino, parallelamente succede che queste cosiddette facoltà psichiche sembrano proprio rifiorire. E ci rendiamo conto che ci appartengono, perché quindi non sono qualcosa che definiremo un paranormale, ma entrano finalmente nella nostra normalità. Tutto questo è un gioco, come posso un gatto che si morde la coda, perché andiamo ad inseguire cose alte e ci ritroviamo sempre a fare i conti con noi stessi. Quando io arrivo a non essere più frammentata, allora ho più facilità di contattare le autentiche cosiddette sfere alte, che poi siano guide, che siano spiriti, che siano semplicemente o in maniera molto grandiosa, non posso dire, le nostre emanazioni, allora quella sarà qualcosa che ci spingerà a diventare autentici. E quindi non mettendo più a noi stessi, costruiremo una sfera del mondo più grande, e anche quando qualcuno verrà in voce sopra strutture, a costo di diventare per un periodo della nostra vita asociali o antipatici, saremo autentici con noi stessi. Cosa succede? Una cosa di nuovo parallela, una sorta di divario, perché parallelamente potremmo sentirci molto bene, ma potrebbe anche succedere che in questa fase inizino a manifestarsi tutte le problematiche, come ci ha spiegato la signora Daniela, che vengono fuori in quel momento proprio non solo dal mio punto di vista, non solo perché la famosa pendola pressione è troppo piena di pressione, ma anche perché la nostra anima si rende conto che stiamo pronti a lasciare andare. Quindi in quel lasciare andare noi cerchiamo di non vedere in maniera negativa quello che ci succede e che ci fa soffrire, ma semplicemente un'apertura. Le aperture ovviamente creano degli scompensi. Però se siete pronti a camminare con le vostre gambe, allora siete pronti a costruire. Ora, quando noi costruiamo non dobbiamo pensare al figlio, al marito, alla mamma, insomma, soprattutto alla mamma e al papà, perché c'è da dire che
per quanto grande sia l'opera che i nostri genitori fan hanno fatto, c'è qualcosa di parallelo che ci porteremo sempre a questo, e che sono le sofferenze che ci vengono inflitte inconsapevolmente dalla mamma e dal papà. Sempre, anche quando abbiamo avuto una situazione dell'infanzia molto più brava, molto felice, ci sono delle cose, delle loro impronte che noi ci porteremo, e che sì, potrebbe essere parte di un bagaglio che crea la nostra identità, però se noi abbiamo detto che l'identità la dobbiamo creare noi, a partire da quelle che sono le cose che definiamo brutte di noi, allora dobbiamo lasciare andare anche quello. Quindi una collega l'altro giorno diceva, e quando dici così intendi che devo perdonare, perché vuol dire che abbiamo, e io mi sono resa conto di una cosa, il perdono è qualcosa di grande, di massimo. C'è qualcosa, magari non sarete d'accordo, se io in maniera non consapevole o comunque non completamente autentica perdono la mamma, il papà che mi ha fatto stare male, in realtà l'inconscio riceve un messaggio del tipo, ah, allora tu non sei degna di essere trattata bene, quindi ti meritavi quel trattamento, quella ferita, quel fallimento che ti porti dentro perché magari una frase che hai sentito dire all'età di bambino di cui non porti nella razionalità ricordo aveva ragione di essere, assolutamente no. Quindi va benissimo quando voi fate dei rapporti più particolari e vi si dice di perdonare, va benissimo se effettivamente questo perdono vi porta ad alleggerirvi e non ad appesantirvi in maniera inconsapevole, perché poi da qui gli sbocchi psicosomatici diventano anche gravi. Quindi uno va a fare un'opera tra virgolette buona e si ritrova con un fardello più pesante. Quindi quello che io spesso dico alle persone che vengono da me, partiamo, tu conosci te stessa, te stesso, partiamo dalla conoscenza di te, dimmi chi sei, scriviamo da giudizi con cui tu ti definisci. E io vedo sempre che le persone fanno una cosa particolare, perché poi la mente lo capisce tutti. Siccome questa cosa andrebbe fatta da soli, quindi in maniera autentica, a volte però se la persona viene da me dobbiamo farla insieme. Allora fanno, come anch'io mi avevo feci, una cosa particolare. Ti dicono i difetti, ah, sai, sono ossessivo, geloso, me la prendo troppo, sono permalosa, senza sapere che quella è la parte del tempo. E poi vanno a snocciolare una serie di pregi che in realtà sono, dei, chiamiamoli fantasmini, travestiti da mamma e da papà, che dicono così vai bene. E poi nascono le sponde. Io non voglio dire che la nostra infanzia e la nostra vita comunque siano relative sempre tra un offerto e un offerto, però si parte dalle offerte emotive, perché se no non c'è equilibrio. Se noi non sappiamo cosa dobbiamo andare a, in qualche modo, non dico ancora curare o guarire, ma conoscere, non possiamo intraprendere vie autentiche. Quando io intraprendo una via autentica che parte da me, posso fare tutto, posso arrivare anche le fattorie più alte. Semplicemente perché sono trasparente, sono limpida, non ho più bisogno di conferme che arrivano dall'esterno, perché io penso che più o meno tipo tutti noi, io posso dire con una certa anche, non vorrei sembrare arrogante, però sono arrivata al punto che la conferma dall'esterno non mi fa più né caldo né freddo. Mi può far piacere un complimento, un'approvazione, però non sono dipendente dal fatto che dall'esterno mi deve arrivare quel brava che la mamma e il papà non mi hanno detto, e anche se me l'hanno detto mi porto sempre dentro un senso di fallimento, perché c'è comune questa cosa qua, forse è proprio il percorso che noi siamo venuti a fare per arrivare a questo fluire. Il problema è che se non ce ne accorgiamo e se continuiamo a stare fermi nello stesso punto, e quindi fermi nello stesso punto, ho fatto addormentare un signore, chiedo scusa, una volta ho fatto addormentare un collega all'altro del mio collega. Facciamo una bella cosa, facciamoci un applauso tutti quanti che ci vedono. Riprendendo momentaneamente il titolo del mio intervento, l'inizio può avvenire adesso, io vi ho detto delle parole, qualcos'io, anche relatori prima di me ovviamente, qualcosina deve per forza avermi toccato, anche in maniera chiamiamola negativa, magari vi risulta antipatica, saccente, non importa, basta che qualcosa io abbia smosso e sono contenta che arriva una conferma, allora si parte da qui. L'inizio per qualcuno sarà oggi, per qualcuno sarà stata antipatica, infatti si vede la gente che è arrivata, però lo scatto bisogna farlo. Quindi se io anche in maniera non troppo
lente, i vostri sguardi, dal vostro dire, dal vostro fare non con la testa, che non stavate facendo me, stavate facendo voi stessi quando ho parlato di perdono, quando ho parlato di mamma e papà, quando ho parlato di queste sovrastrutture. A me non importa se voi siete d'accordo o meno, oltre che ringraziarvi per l'attenzione, questo sicuramente sì. La cosa che mi preme tanto è che voi facciate una piccola riflessione, perché io davanti agli altri sì, sono felice, ma io la domanda che faccio tutti è: sono felice? Perché è difficile dire a noi stessi non sono felice, perché questo implicherebbe dare ragione a tutta questa struttura qua. Quindi, si parte verso un viaggio verso il paranormale, lo portiamo nel normale, è lo strumento che noi utilizziamo, e la conoscenza di noi stessi, attraverso cosa? Ovviamente gli strumenti che la natura ci ha dato, i cinque sensi. I cinque sensi non sono qualcosa, così come l'ego, si parla sempre male dell'ego, in realtà l'ego è funzionale, la nostra incarnazione terrena, perché ci serve anche in maniera ancestrale per difenderci e per proteggerci. Poi ovviamente quando una persona si incammina in una via che è un po' più alta, piano piano può riuscire a ricomporre quelle fratture che un eccesso di ego crea. Laddove c'è un eccesso di ego c'è sempre tanta sofferenza, perché le persone che noi vediamo come spesso arroganti, dure, poste in una maniera anche antipatica, portano sempre delle ferite e vogliono sempre avere una conferma dall'esterno: guarda, io sono forte, mi pongo così perché ti devo far vedere che io sono meglio. Più o meno ci tocca a tutti questa cosa qua. Quando iniziamo ad intraprendere questo viaggio, le facoltà di papà, io vi pregherei di fare caso agli atti psicomagici che tutti i giorni comunque avete, perché tutti i giorni infatti fossero anche delle intuizioni, perché l'intuizione, così come quelle che tutti denominiamo coincidenze, hanno una particolarità dal mio punto di vista e da quello che è la mia esperienza. Quando noi ci rendiamo conto, ci accorgiamo di aver avuto un'intuizione o una particolare coincidenza, dobbiamo verbalizzare il fatto di aver capito che è stata una comunicazione con le sfere più alte. Perché se io verbalizzo, ma in maniera semplice, anche con un grazie, oppure con mi sono accorta di un'altra coincidenza, domani ne arriveranno due, poi tre, e poi quello che era parte mi farà normale. Diventerò un po' più sensitiva, un po' più empatica degli altri. E allora magari non sarà più solo il linguaggio del corpo da cui io sono partita, ma non sarà neanche solo la psicosomatica, ma saranno delle intuizioni che arrivano non dalla mia sensibilità, ma da quello che la persona che viene da me inconsapevolmente mi trasmette ed io ricevo, come molte persone. Quindi c'è da dire che la persona che viene da me a chiedere delle cose in realtà mi sta mostrando una dimensione che lei non conosce di sé, e io gliela riporto. In questo mio riportaglio vedo sempre un grande stupore, e quando poi dico: guarda che sei tu che mi hai passato queste informazioni, succede come con il capo delle guide: no, preferisco che tu mi dica che sia la guida, no, è proprio una nazione in questo momento. Quindi non deleghiamo troppo, iniziamo a partire dalle nostre potenzialità. Tutto quello che io ho scritto, il mio anche modo di parlare in maniera un pochettino animata, veloce, può in qualche modo essere concentrato come se fosse una spremuta, fate questo succo, e per entropia queste cose lavoreranno dentro di voi. Insomma, terrete sicuramente quello che vi sarà più utile e funzionale, qualche riflessione. Poi se avete domande, io sono qui.